ancora buongiorno a Pierpaolo Zaccai, Italia buongiorno, Garantista. Dario. L'onorevole Zaccai è il presidente Italia Garantista, complimenti per il convegno di mercoledì scorso, un successo straordinario. E momento, motivo che vi ha fatto incontrare a te di Italia Garantista e al dottor Giulio Bigotti che sta raccontando la sua storia. 17 anni oggi, questa figlia, Maria Teresa, unica figlia, amatissima, i no, genitori... è la terza, ah, ho chiedo, anche scusa. Due figli, di 23 e 19 anni. E allora è ancora più... Cioè, dovrebbero far fede... Allora, io ho detto una cosa prima, alla quale 342-4151-406... Molti ascoltatori non ci sono al momento arrivati, ma perché sono più concentrati sull'aspetto emotivo, sono tutti genitori, grosso modo le persone che scrivono, o a questo status si fa riferimento. Come si fa a condizionare anche la tranquillità psicologica di un uomo che non solo insegna medicina all'università, ma che fa un lavoro così delicato, è oncologo? Allora, io partirei anche da questo aspetto e l'affronterei in modo determinante. I servizi sociali devono assolutamente riequilibrare, riadattare la condizione psicologica del padre al medico. Maria Teresa ha raccontato decine di volte la sua vicenda, nessuno l'ha mai presa in considerazione. Ed altre persone le scrivono, tra l'altro, saluto Massimiliano che scrive: il mio pensiero mi manda fuori, buongiorno, il suo pensiero mi manda fuori di testa. Poi io impazzirei, al medico chiedo, cioè al professor Bigotti, fu d'accordo con la prescrizione degli psicofarmaci, non può impugnare la diagnosi di tentato omicidio, le chiede Andrea? Allora, io fui d'accordo perché le benzodiazepine sono una categoria di farmaci piuttosto blandi. Fra l'altro, lo psichiatra che glieli prescrisse questi farmaci a Maria Teresa per questa condizione di insonnia che alcune volte non riusciva a dormire, la valutò attentamente. Le benzodiazepine non devono essere assolutamente prescritte a persone che hanno idee di suicidio, perché possono indurre al suicidio. Quindi qui abbiamo un psichiatra del Policlinico Gemelli che visita mia figlia Maria Teresa Bigotti e praticamente vede che la ragazza non ha assolutamente nessuna tendenza al suicidio e gli prescrive questi farmaci semplicemente per andare a dormire. Allora io mi domando, ma com'è possibile che questo psichiatra abbia prescritto a mia figlia dei farmaci che inducono al idee di suicidio? È scritto nel foglietto illustrativo delle benzodiazepine. Come mai ha prescritto questi farmaci a questa ragazza se questa, come dicono gli assistenti sociali, aveva delle tendenze suicide? Cioè, c'è qualcosa che non torna. Questi farmaci un sono... mondo, ne parlavamo con Pierpaolo. Infatti, se fosse sofferente di idee anticonservative, quindi incline al suicidio, non poteva assumere questi farmaci. Lo psichiatra non gli avrebbe potuto prescrivere. Per cui si stravolge proprio la diagnosi, la relazione fatta dagli assistenti sociali. Caro mio, raccontiamo un mondo, un'Italia inimmaginabile, no? Sì, un dolore... divisa in 3, in 4, in 5 livelli, 342-4151-406, il servizio di messaggeria, terrificante la storia, ma la sensazione che mi lascia, essendo padre di due figlie, una di 20 e l'altra di 18 anni, mi monta dentro una rabbia che potrebbe sfociare per motivi diversi rispetto al male di comportarmi come Denzel Washington nel film Johnny Cook che sequestra un ospedale per salvare il proprio figlio. Attenzione agli assistenti sociali che si presentano da angeli, invece sono demoni per la finalizzazione di lucro. Comunque da padre il tuo dolore è anche il mio, caro genitore Maurizio. Grazie. Ti scrive questo. Poi ti chiedono se è possibile intervenire da un punto di vista legale. Pierpaolo, già ci siamo espressi riguardo a questi comuni casi proprio di sottrazione, di negata paternità. Allora, io sto intervenendo dal punto di vista legale. Contro di me non si ha niente, perché io sono un docente universitario. Ho una fedina penale più lucida di uno specchio. Non c'è assolutamente nulla nel mio passato. Mi sono specializzato in America, alla Columbia University di New York. Ho sempre badato a mia figlia, è la cosa più cara che ho. Mai maltrattamenti, non ci sono accuse di maltrattamenti, accuse di abusi. Allo Stato, gli assistenti sociali hanno chiesto la revoca della patria potestà, quindi della potestà genitoriale, quindi l'affidamento ad un tutore sulla base che c'è conflittualità fra me e mia moglie. Una cosa inesistente, perché io ho tutte le prove,
SMS di mia moglie che mi fa gli auguri per il mio onomastico, telefonate in cui parliamo di mia figlia. Quindi, non essendoci assolutamente nulla nel mio passato, questa è la conflittualità genitoriale, che è inesistente, è praticamente il motivo per cui mia figlia mi è stata tolta. Ben inteso, se mi dicono che mia figlia ha dei problemi psicologici, io la porto dal migliore specialista. Però mia figlia in questo periodo è praticamente una ragazza solare stupenda che passa le sue giornate a letto con psicofarmaci, non ha più neanche la forza di leggere un libro. I suoi record scolastici sono disponibili a tutti, sempre promossa, una delle migliori della classe, per molti anni la migliore della classe, si trova adesso rinchiusa in una comunità psichiatrica dove recentemente è stata aggredita, e io questo l'ho fatto presente agli operatori, da un ragazzo che aveva tentato di accoltellare la propria madre, il quale ha spaccato anche tutte le finestre di questa comunità, che fra l'altro non hanno più vetri, per cui un freddo veramente incredibile, che sono stati rotti da questo ragazzo, e mia figlia è caduta praticamente in uno stato di prostrazione totale e passa tutto il suo giorno a letto. Questo ragazzo è stato fermato dall'operatore, voleva picchiare mia figlia, non essendo riuscito ad avvicinarsi con le mani, l'ha riempita di sputi. Sputi in faccia, sputi sui vestiti, sputi dappertutto. È caduta in uno stato di depressione, sta tutto il giorno a letto, prende psicofarmaci somministrati e non fa più niente. E queste sono prove provate, perché questo stesso ragazzo, davanti all'operatore, davanti a me, ha detto: sì, io voglio picchiare Maria Teresa. Quindi io veramente non so più che fare. Ho detto, mia figlia sta rapidamente peggiorando. Io a questo punto invoco il diritto alla cura. Se mi dite che mia figlia ha dei problemi psicologici, la prendo in carico e la faccio curare, ma affinché la situazione di mia figlia migliori, non peggiori, come sta succedendo, perché mia figlia si sta rapidamente spegnendo ed è il più grosso dolore che un genitore possa avere. Allora, le vostre sensazioni, 342-415-1406, io sono contento anche dei molti messaggi d'affetto che le stanno arrivando, che poi sono, dice, non è, è un buon balsamo, ha detto ieri Barbara Siringo, la sorella di Stefano Siringo e Yende Iannelli, uccisi a Kabul. A Kabul, sì, che avevano scoperto delle verità. Sì. Sostenevano che erano morti perché avevano assunto overdose, spontaneamente, certo, droga, per overdose, in realtà li hanno drogati, certo, li hanno uccisi, certo. E allora la stessa commozione di Barbara, del dottor, di Giulio, ti chiamo, Giulio, ti do del tuo e ti chiamo con di Giulio oggi, piacere, perché questa è, grazie, in famiglia. E io spero che un giorno, a parte il calcio che è bello, insomma, io non vedo l'ora, lunedì vado in tribuna lì, spero che perde la squadra di mio nipote perché vincerebbe la mia. È tutto bello, ogni tanto anche le cose belle, è bello tutto, ma anche riaffermare quelli che sono i diritti elementari degli umani, credo che sia, i diritti universali per i quali tanto si è spesi. Io passo e vedo fuori dalla FAO una gigantografia con scritto muoiono di fame, ecco, non spendere soldi per mettere questo 7x8 e quei soldi e i super stipendi dei dirigenti FAO, destinali ai veri progetti di cooperazione. Non c'erano i servizi sociali, non c'erano i servizi sociali sono figure che vengono introdotte ad un certo periodo nelle società occidentali moderne, soprattutto in Italia, per creare ancora più solidarietà in termini di forza tra la Chiesa e certe strutture. E una volta che si è quantificato il potere in esercizio di questo fronte, allora lo ha adottato anche lo Stato, ma è una macchina, è un sistema perverso, terribile, alienante, mortale. Io non posso vedere io ripeto, non tutti, io dico un sacco di fregnacce per 3 ore, è un lavoro diverso il mio rispetto da quello che fa un oncologo, non tutte le professioni sono uguali, e se io avessi un minimo di coscienza e fossi il medico, il collega che doveva esaminare la vicenda di Maria Teresa, oltre che col suffragio, la forza di tutti quegli elementi già in possesso che avrebbero fatto sì che Maria Teresa ritornasse dal papà e dalla mamma, io avrei fatto anche un'altra valutazione. Ma questo mio collega,
quando va ad operare un bambino, opererà anche i bambini che hanno i tumori, guarda, ma porcaccia miseria, ma perché lo devo condizionare al punto di non avere più una persona funzionale rispetto alla salute di altri esseri umani? È tutto sbagliato. Ma io credo nella reazione della gente, io credo che oggi siamo anche favoriti da strumenti moderni, dalla tecnologia, si può partecipare, un messaggio diventa, ripeto, un buon viatico, diventa uno strumento che avvicina quelle che sarebbero distanze sempre più marcate, sempre più sideralmente distinte. Però bisogna muoversi in ordine anche a un richiamo di coscienza. Basta con le fregnacce. E non dovete dirmi, è il più bravo, è fio... Sì, fa 13, siete contenti, è bravo! Ma se esce con me, arriva sempre terzo, Fiorello, non c'entra niente. Che significa? Che sì, io ho altre aspettative. Io, Fiorello, Rai 1, che roba è? Rai 1? È Rai 1. E io vorrei, visto che lo pago io quel servizio, che all'interno di una kermesse così riuscita venisse una persona più... Emanuele Menicocci, lo chiama al posto, farai meno ridere, però che te vuole, sei più carino ma fai meno ridere dei Benigni, però che entra lì a cavallo e dice guardate gli assistenti sociali in Italia hanno distrutto centinaia di vite umane, attenti, e poi fa entrare quel buffone di Benigni. Liberatevi, liberiamoci, aiutiamoci tutti a liberarci, a spezzare ste catene, basta, io lo faccio davvero, siamo una spugna, poi che potete capire Giulio per Paolo. Solo tragedie raccontiamo. E allora quando la gente dice sì, però ammazza, ma se non le raccontiamo noi, non ci sarebbe più spazio, se non ci fosse questa radio, non ci sarebbe più spazio per nessuno di loro. Ed è drammatico. Sono poche le realtà, e il collega Emanuele, che dopo partecipa con me, con mezz'ora tratteremo altri argomenti, sono un'affermazione di queste realtà. Ma è incredibile il dato. È incredibile. Adesso io non sapevo del professor Bigotti, e la mamma sembrava tossica, e quello gli hanno trovato il fumo a casa, e questo che è un professore del Gemelli e insegna all'università, che gli dico? Allora non vale più. Allora non vale più che Italia Garantista, Pierpaolo Zaccai, tutte le persone che vengono assistite in modo egregio da lui e dai suoi collaboratori sono sfigati, sono gli ultimi, sono drogati, sono pregiudicati. No! C'è un universo così eterogeneo all'interno del quale vengono ribaltati tutti i livelli umani in termini di diritti umani. E allora bisogna fare qualcosa.